Qual è la differenza che c'è, per esempio, fra una visione dei pagani e una visione laica di questo genere di cose? È che i laici possono sì ricercare se c'è stata una figura di Gesù esistita o non esistita. Noi, come pagani, non ci interessa sapere se c'è una persona a cui si riferiva il nome di Gesù o meno. A noi quello che ci interessa è che non è mai esistito qualcuno che fosse figlio del Dio padrone, perché Esatto. non esiste il Dio padrone, cioè la non esistenza del personaggio per noi è importante proprio per stabilire il fatto che è una truffa tout court, cioè una totale truffa, non Sì, tanto al fatto che possa essere esistito o meno il figlio di una che si sta violentata da un soldato romano o il figlio di una che insomma aveva rapporti con Giuseppe prima, cioè questo a noi non ci interessa, sinceramente, questo interessa più i laici, cioè è un problema loro che non nostro. beh, di pazzi e di criminali la storia ne è piena, non è che ci mancano Sì, esempi di ed è fuori di testa chi conseguenze. dice che sei figlio del paloma. Di profeti poi nel mondo ebraico ne sono usati in abbondanza, cioè di conseguenza questo non è significativo. L'importante è poi cosa ne viene fuori da questi racconti. Secondo me proprio il punto è anche questo, che ce ne frega a noi se è esistita effettivamente una figura storica, quando nel nome di questa figura storica si sono perpetrate un po' di delitti nel tempo, no? Voglio dire, il fatto quando troviamo anche che è esistito, questo li giustifica ancora di più, cioè questo permette di accettare il tipo di valori, Cioè, tra virgolette, che loro portano avanti, mi sembra proprio che sia. A loro basta la barzellettina di dimostrare che non è esistito, vabbè. Sasha, sei vero, muta? No, Muta pensosa, vi riflessiva. stavo Sì, perché ascoltando. appunto Dai. noi sappiamo appunto che alla base c'è la menzogna del Dio C'era un creatore. pensiero che mi stava deprimendo, scusa per Cioè, questo. dimmi. Che sì, mi deprime perché vedo che ne sono vittima anche persone che mi sono vicine, no? Magari qualche parente, cos'è? Che si sta diffondendo sempre di più e non so perché fino a qualche anno fa non sentivo queste cose. La convinzione che gli eventi atmosferici di cui ultimamente, diciamo, buona parte delle terre emerse stanno soffrendo gli effetti, come qualche ciclone, qualche terremoto, che poi ci sono sempre stati, sono mi Sì. milioni di anni di storia della Terra. Non mi dite che non ci sono mai stati, che è la prima volta. Si sta diffondendo la convinzione che sia perché c'è il male e il bene e la lotta, perché gli uomini sono cattivi. Cioè io sento queste cose da persone a cui voglio bene e mi viene un male dentro perché non si può. E li hanno convinti di queste cose. E io non darei le martellate sulle gengive pur di non sentire. Veramente, perché poi mi viene una tristezza. Ma i terremoti ci sono sempre stati, i temporali, la pioggia, gli alluvioni, gli acquazzoni, i tifoni, tutto. Non è, ah no, vabbè, allora fa niente, sento dire, però le guerre, le guerre, vabbè, ma non è qui una questione di male o bene, è che c'è sempre qualche stronzo che si alza la mattina che deve conquistare qualche cosa, se no, perché non ha abbastanza soldi, ma questo non c'entra niente col male e col bene, no? Queste sono scelte personali, non mi dice, sì, perché se no, Bisogna sempre domandargli quanti è vero. peccati avevano i dinosauri, quanti peccati avevano fatto i Sì, dinosauri. per essere morti, Questo poveracci. della televisione, cioè tutto un sistema mediatico, c'è tutto un sistema mediatico adesso che ti porta a conoscenza di queste cose, no? Tutto quello che c'è sempre stato fino adesso, chi lo sapeva? Il paesino, la contrada, poi i racconti mitici, il diluvio universale è un racconto mitico di più culture, di un disastro che probabilmente in più culture è successo, si ricorda Sì, così. anche i Maya lo Oggi in tempo ricordano, reale ti lo vedi il ricordavano. tifone della Florida, la nevicata di New York, l'Etna che non si vuol calmare, Cioè, Madonna, come e siamo allora diventati uno, no, cattivi. il Sì. prete in chiesa. Prete in chiesa che ti dice certe cose, il Papa che ti dice che Dio si è ritirato da questo mondo, non comunica più con l'uomo perché l'uomo fa schifo. Che Cioè, chi è schifezza. cresciuto in questa cultura, cioè, questo pensiero sul bene e sul male un po' gli viene, pochino, È eh? terribile, è terribile, è terribile sentire una cosa Sì, del ma il genere. problema è che mentre una volta per sapere, avere notizia del terremoto doveva buttare giù Messina come minimo, adesso 18 scosse, 24 scosse, 36 scosse. Prima non gliene fregava niente, No, ma insomma, sai, cioè, ma anche perché sono irrilevanti, tutto sommato. Vedi, c'è sempre un. Anche in questo, diciamo, Hillman ci sarebbe anche, diciamo, a favore, nel senso che forse certe volte la sommatoria delle cose ci permette di cominciare a mettere in dubbio le cose, cioè nel senso che le persone.
persone, una volta che vengono bombardate da queste informazioni, potranno cominciare a porsi se esiste una logica in queste cose, se esiste una volontà esterna o se esiste un fatto che noi siamo più informati. Logicamente noi non siamo incapaci, perché moltissimo siamo abituati a interpretare i fatti che ci vengono avanti, cioè a osservarli, a percepirli, e noi siamo abituati a che vengono descritti, ecco, quello ci li descrive. Proprio perché il monoteismo ha insegnato queste forme di mass media, cioè che c'è qualcuno che è capace di descrivere. La famosa interpretazione della Bibbia, no, tu non la puoi interpretarla perché siamo noi che possiamo interpretartela. Esatto. Di conseguenza, di fronte agli eventi, quando noi dovremmo avere gli occhi, perché la base della nostra esistenza sono gli occhi, cioè nel senso che un bambino, prima che comincia a capire le parole, a muoversi, ha la sensazione della vista, per quanto possa essere piccolo all'inizio, però l'unica percezione è quella della vista. Noi che abbiamo degli occhi che sono uno strumento eccezionale, vengono sempre, ormai, messi in disparte, e difatti il nostro Papa Bianco, la nostra Pulcinella Bianca del Vaticano parla che Dio non parla più, ma noi sappiamo che il parlare è sempre limitato a una cultura, è sempre limitato a una zona. Noi sappiamo che dobbiamo dire che noi dovremmo sapere a guardare, ad osservare, e questo è fondamentale. Cioè, di conseguenza stiamo sempre giocando su due visioni del mondo, su una visione che parla, che descrive le cose, che te le definisce, che te le racconta, e tra una visione che dice no, tu devi osservare, devi guardare, devi magari usare i tuoi occhi. È certo che uno che si fa raccontare le cose alla fine crede a qualsiasi favola, certo. Però rinuncia a vedere. Però devono mettersi in testa che non verrà nessun Dio alla destra di un altro Dio sulle nuvole, neanche che le stelle cadranno sulla terra. Esatto. Cioè, che si mette in testa questo ormai, si metta proprio via. E la devono smettere di avere paura di morire. Sì. Perché guarda che tutte queste storie che gli vengono raccontate sul bene e sul male, che siamo cattivi, eccetera, e fanno perno proprio su questa cosa, la strizza tremenda di morire, chissà che cosa c'è dopo, c'è l'inferno con i diavoli che mi pungono. È la domanda sbagliata cosa c'è dopo, la domanda giusta è ci riuscirò ad arrivare a dopo, questa è la domanda giusta da ma fare. Se proprio te la vuoi fare, se no vivi giorno per giorno. Esatto. Ma il nostro caro Hillman direbbe sempre che molte cose, cioè, se noi non le osserviamo, alla fine prendono la loro anima, prendono la loro dimensione. Se noi le trascuriamo, le dimentichiamo, non le osserviamo, alla fine richiamano la loro essenza, cioè nel senso che la loro natura, se noi non siamo capaci di vedere le dimensioni divine del mondo e le manifestazioni del divino nel mondo, e che il mondo è divino, e noi stiamo a prendersi in concetti teologici astrusi completamente nel nostro cervello, la materia si ribella e si ricorda che è presente, che è attiva, cioè anche questo qui non lo vedrei come qualcosa di negativo, ma direi anche come il fatto che noi trascurriamo, non curiamo il mondo, non lo seguiamo, non lo percepiamo, e di conseguenza quello che noi dovremmo vedere richiama la nostra attenzione. Certo che se noi ci facciamo anestetizzati del monoteismo non saremo capaci di comprendere questo, ma alla fine questo ci potrebbe anche distruggere, ma questa è la nostra mancanza, il fatto di rinunciare alla nostra capacità di percezione che abbiamo del mondo. E d'altronde, sai, nel momento in cui noi pensiamo il mondo come creato, come annientabile, perché la visione mondistica ci insegna che il Dio lo può cancellare, lo può reprimere, lo può far sparire, il mondo è divino, ha una sua potenza, e ci ricorda col suo agire che noi dobbiamo seguirlo, che noi dobbiamo osservarlo, che noi dobbiamo comprenderlo. Perciò è anche un richiamo alla realtà delle cose, alla tangibilità della materia, per dire che non dobbiamo perderci in concetti teologici o in pensieri metafisici, ma dobbiamo sempre toccare la materia, dobbiamo vivere nella materia, noi siamo la materia, noi viviamo con la materia, e di conseguenza più noi trascuriamo il mondo, meno siamo sensibili al mondo, e più il mondo ci ricorderà come la materia può influenzare la nostra esistenza. Questo è anche un richiamo divino, cioè nel senso che noi sappiamo che il mondo è divino. Poi io dico anche una cosa, di fronte alle varie frane, alluvioni, eccetera, cioè è perfettamente inutile che cementifichiamo le rive, che disboschiamo, che non curiamo più le montagne, poi se c'è l'alluvione l'ira divina o senz'altro i peccati del mondo. Insomma... Io vorrei essere un po' più concreta, no? Su queste cose qua. Sì, sono i peccati dell'uomo, ma sono peccati ben, ben reali, che non hanno niente a che vedere né col sesso, né con l'orgoglio, né con tutte quelle cose che tentano di contrabbandare per il male del mondo. Il male del mondo è non avere rispetto per la vita, ma per la vita vera. Per la pianta, per il fiume, per l'acqua, per quello che ci sta attorno, che è un Dio a sua volta. No? E questo è considerarsi padroni del mondo. Questo è il vero male. Ma non è una questione del peccato tipo cattolico. Cioè, no, è chiaro che se io mi tolgo l'albero da dietro la casa,
la terra che c'è dietro non è più solida, e la mia casa viene giù, insomma, ragazzi. È peccato che hai tolto l'albero, questo è sicuro. Però sono cacchi tuoi se poi ti viene la montagna in testa. Certo, è un sai, peccato. La polemica attualità sui capannoni del Veneto. Certo che se noi mettiamo tutti i capannoni dappertutto, quando cade la pioggia, chi è che assorbe questa pioggia? Esatto. Se non c'è la terra che l'assorbe... I capannoni hanno bisogno di terreni asfaltati attorno, e dove va a finire quest'acqua? Le fogne mica certo possono avere la capacità di assorbire tutto quanto, perciò se facciamo il Veneto dal nord al sud, da est a ovest, tutti quanti i capannoni, la pioggia continuerà a cadere, non potrebbe che ci sono i capannoni, no, vado a piovere in Lombardia. Cioè, nel senso, possiamo chiedere durante il rito se può smettere di piovere un attimo, esatto, ma sì. Ci concede un attimo. Possiamo tenere una pausa, esatto. Possiamo tenere un intervallo, possiamo tenere una sospensione, ma non la cancellazione di un evento. Cioè, il tempo non sappiamo che possiamo accelerarlo o frenarlo, ma non possiamo eliminarlo dalla nostra esistenza. Perciò noi possiamo anche dire sì al tempo, rallentati, però logicamente questo rallentamento non è eterno, cioè, nel senso, perché ha una sua dimensione, ha una sua logica. Chiederlo, voglio dire, la pioggia a noi dà fastidio, ma non possiamo togliere l'acqua, no, alla natura, chi ci sta attorno, solo perché a noi dà fastidio, insomma, mi sembra. Infatti. Non possiamo pretendere che ad esempio tutti quanti i nostri fiumi o tutti quanti i torrenti diventino delle fogne e intubate, cioè nel senso che io mi ricordo sempre che c'era un autore francese che scriveva, diceva, se noi ci trascuriamo ad esempio delle sorgenti, queste sorgenti ci ricordano che c'erano, e c'è la storia dell'acqua che è uscita alcuni anni fa, che diceva la storia della civiltà è la storia della capacità di convivere, di addomesticare l'acqua, ma addomesticare l'acqua non significa fare dei domatori, significa trovare una maniera armoniosa, io preservo le fonti d'acqua e le fonti d'acqua mi danno civiltà. Infatti l'impero romano si basa su questa capacità, non sull'annientamento, ma sulla capacità di utilizzare in maniera continua. Se invece noi andiamo a imbrigliare tutto, questa è un'energia che alla fine si carica come una molla e si scatena contro. Questo autore francese diceva, certo, che se io creo una società, una cultura in cui la fontana era base della città, del paese, del villaggio, e se poi io me la dimentico, quella ninfa si ricorderà di me, ma nel momento in cui io la trascuro, alla fine andrà a trasbordare, farà la frana, cioè è proprio la nostra mancanza verso l'ambiente. Se noi non ci prendiamo cura di noi stessi, del nostro ambiente, ma non possiamo pretendere che l'ambiente si prenda cura di noi, cioè è sempre un rapporto, cioè, nel senso che non possiamo avere il Dio impositore, beh, mando il diluvio, no, mando la siccità, ma è la nostra capacità di vivere in armonia sapendo equilibrare le forze. Se non siamo capaci di gestire e di essere in equilibrio con le energie, questa energia, ognuno avrà una propria logica e alla fine ci faranno esplodere, ma proprio perché il monoteismo si abitua col Dio creatore che è sopra le nuvole, che manda il diluvio, e di conseguenza ci rende incapaci e improbabili di affrontare le esistenze e le capacità. Questo è il problema più grosso. Noi dobbiamo sempre avere il controllo, avere sempre un riferimento concreto ad ogni momento, ad ogni circostanza, sapendo che non dipende solo dalla nostra logica, ma è una logica interna, e la nostra capacità non è una capacità impositiva o una capacità di dominio, ma è la capacità di comprendere. Sì? Diamo il via alle telefonate? Ti metto in diretta. Solo una. Ciao, dimmi. Dimmi, come state? Noi siamo benissimo. Anch'io qui. Sono sulla riva di Rizzone, c'è un bellissimo mare e va bene, dai. Cosa state parlando? Perché io da qua non vi sento, è circa 10 minuti. Abbiamo cominciato con tutti gli dèi che venivano celebrati il 25 dicembre e stiamo andando un po' a ruota libera perché abbiamo la sala radio che è piena di persone. Ci sono 5 persone presenti e alcune che stanno arrivando. Ah, bellissimo. E stasera festeggiamo facendoci una pizza. Ah, bellissimo. E prima o dopo aspettiamo anche te. Va bene, sì. Dai, il più presto possibile sarò lì. Poi voglio andare a trovare Franco, che lui è troppo forte, mi scrive delle cose che sono da incredibile. È incredibile Franco, sì. Sono in diretta io? Certo che sei in diretta. Allora faccio gli auguri a Franco. Ciao Franco! Ciao a tutti, c'è Francesco, Sciascia, tutti lì? Sì, c'è Francesco, Sciascia, Lorenzo, Manuela e io. Ecco, chi è? Manuele è tua figlia, vero? Sì. Bellissimo. E niente, dai, vi faccio gli auguri a tutti e andate avanti così perché siete troppo forti. Certo. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a te, auguri. Ciao, grazie. Ciao.
Era eccezionalmente una telefonata che ci viene un nostro amico di Ma in Lista, da Lista di Discussione, da Riccione. Che ci ha scoperti all'interno di una diatriba, cioè, anzi ci ha scoperti un'altra lista che facevano diatriba, discutevano di io e Francesco, e ha detto vediamo chi sono quei due matti, ci ha trovati e da allora si è affezionato alla nostra lista. E siamo molto contenti infatti di averlo, perché ci manda molte cose anche divertenti in lista, vero Francesco? Anche stimolanti anche poi alla fine. Sì, sì. Beh, ieri, ciao, ieri in effetti ne ha mandata una, poi siamo partiti io e Sasha a fare botta e risposta. Sì, è vero, sai che l'ho stampata, che sì. Poi così per spunto eventualmente... La commenti tu? No. Vabbè. Poi stavamo anche parlando prima con Francesco proprio sul discorso del rapporto con il circostante, con l'ambiente, no? Con non sentirsi padroni. Ma noi abbiamo perso anche l'abitudine, pur essendo diciamo la specie dell'occhio, della vista, abbiamo in realtà perso anche l'abitudine di vedere. Trovi persone che vanno a spare la tenda sul letto asciutto di un torrente periodico quando c'è un maltempo in arrivo, o una cosa che a me personalmente ha impressionato in una delle tante alluvioni, frane, disastri, una villa splendida costruita praticamente in bilico sulla riva di un fiume cementificato. Un fiume che continuava a scavare su questa riva e a un certo punto il supporto è venuto meno. Ora, dispiace per le persone che ci rimettono la vita, ma voglio dire, ma ce l'andiamo proprio a cercare? Sì. No, a me non verrebbe mai in mente di piantare la tenda sul letto di un torrente. Non possiamo poi dire, ecco, la natura matrigna, la natura cattiva, o queste cose qua, ma impariamo anche a guardarci intorno, dove mettiamo i piedi, come ci muoviamo. Cioè, un minimo anche di rispetto per noi stessi. Non è solo per la natura, ma anche per noi, insomma. No, riscopriamo un po' le nostre radici, il nostro rapporto con quello che sta attorno, no? Con i vari mezzi, con le carte, come facevo un po' rilassarmi, perché prima quando parlavamo dei mezzi che usiamo per concentrarsi, no? Io salto un po' la palla in frasca, mi è venuta in mente la scena buffissima di un film dove c'era uno che per concentrarsi usava il classico no? Allora si deve dare una posizione particolare, eccetera, no? Il fratellino di questo si è messo anche lui nella posizione particolare e poi ha cominciato a dire hamburger. Perché lui quella parola lo faceva concentrare. per lui era la focalizzazione. Quindi ognuno di noi, no? Non c'è una verità, ognuno di noi ha un suo metodo. C'è chi si concentra, e a me Claudio piace molto stare nel sottoportico a guardare magari la montagna e il bosco di fronte. C'è chi usa vari sistemi, cioè l'importante è sapere che non è il mezzo, non è il mezzo, ma è l'obiettivo, è quello che stai facendo, il processo che stai facendo, non con cosa lo fai, no, in fondo. Qualcun altro invece pretende di stabilire il rito come deve avvenire, portando il piattino, usando il vino, facendo quel gesto, cioè anche questo diventa un contrabbandare, no? Cioè, la messa è sempre uguale a se stessa, cioè non c'è nessuna partecipazione, nessun cambiamento, nessuna possibilità di introdurre quello che in quel momento tu senti, no? Se tu fai un rito, noi facciamo un rito in montagna, in giro, ognuno porta quello che in quel momento sente suo, e la volta dopo magari una cosa diversa, e questo vuol dire essere sempre diciamo aperti e pronti a percepire quello che il circostante ti trasmette e ti dà. Secondo me anche questa è una valenza, no? Da sottolineare. Tu che ne dici, Francesco? No, ecco, io volevo anche aggiungere una cosa, che poi logicamente noi dobbiamo sempre pensare che dobbiamo realizzare delle tecniche. Queste tecniche però non sono mai vincolanti, non sono mai fisse, sono sempre legate all'esistenza delle persone, cioè nel senso che le persone non devono fare i salti mortali nel pensare in quale illuminazione, ma devono sempre partire dalle proprie capacità, dalle proprie caratteristiche e dai propri strumenti. Soprattutto questi strumenti sono quegli strumenti che noi costruiamo, perché sai, un'interpretazione che
è data del simbolo, viene data, che dicono alcuni simboli sono simili per riconoscersi ad altri, invece non è in realtà questo. E in tutta quanta la mitologia ci viene sempre detto che gli strumenti sono sempre strumenti concreti e materiali, che non c'è, quelli sono veramente quelli che noi abbiamo a disposizione. Prima di partire stavo leggendo il Conte di Lessing e lui faceva un'osservazione molto interessante, esempio, su tutti quanti gli strumenti che vengono portati alle varie divinità, e diceva: se una divinità viene raffigurata con la lira, non è un simbolo ma è un oggetto concreto, un oggetto materiale. Se la divinità usa per farsi sentire, farsi percepire un qualcosa che è vedibile e che è usabile anche dall'uomo, implica che noi uomini, questo faccio una mia elaborazione, anche noi dobbiamo utilizzare non un simbolo ma un oggetto concreto. E il nostro oggetto concreto di capire le cose è il nostro cervello, è il nostro corpo. Non possiamo pensare che ci arrivi l'angelo annunciatore che ci porti la verità, perché questa verità non esiste. Noi sappiamo che la nostra capacità sempre di comprendere le cose risiede in base alle capacità che noi abbiamo. Di conseguenza qualcosa di materiale, di concreto. Di conseguenza, se anche noi concretamente nella nostra esistenza non facciamo niente, non possiamo pretendere che esista, arrivi un salvatore che ti salvi da questa tua inerzia. Perché nessuno ti può salvare. Se tu non sei lì a utilizzare la tua capacità intellettiva, la tua capacità fisica, la tua capacità anche di muoverti nell'ambiente, non avrai qualcuno che ti porterà in carrozzella nella vita eterna. Cioè, sarai destinato a marcire. Di conseguenza tutto quello che tu farai sarà sempre legato alla tua capacità. Non serve essere degli eroi o dei Superman o essere il Dio creatore che può tutto. Significa essere consci e potenti di quello che noi disponiamo. E utilizzare al meglio quello che noi disponiamo è la nostra vittoria, è la nostra conquista. Di conseguenza si implica però anche comprendere che se noi utilizziamo al meglio quello che noi abbiamo, anche gli altri possono farlo. E che non siamo assoluti. Certo, sai, per chi si sottomette al concetto del Dio creatore, del Dio salvatore, diventa un po' arduo a comprendere che sia all'interno di realtà divine, che anche queste realtà divine hanno la loro capacità di interagire e potrebbero essere più forti di te, e che tu ogni volta non hai la salvezza perché hai la fede, ma la tua possibilità di vivere dà la tua capacità di affrontare correttamente l'esistenza. Permettimi una cosa, sì. Francesco, proprio agganciandomi a questo, una radioascoltatrice ha appena telefonato adesso, ho preso una telefonata fuori onda, no? E lei chiede perché le persone si sottomettono, al di là di che le religioni sottomettono, ma le persone accettano la sottomissione. La risposta è semplice, perché la sottomissione viene inculcata fin da bambini. Cioè, fin da bambini non ci si rapporta con un uguale che sta crescendo, ma si rapporta con un oggetto stupido che bisogna adattarlo a quello che noi pensiamo debba essere adattato. Per cui la sottomissione è già un'imposizione data alle persone. Ma poi c'è anche, secondo me, un altro aspetto di questa cosa, ricollegandomi anche a quello che diceva Francesco, no? Non c'è nessuna illuminazione che arriva, cioè tu devi anche fare qualcosa, no? per andare avanti. E questa sottomissione dà anche qualcosa a queste persone. Cioè, ci sono delle persone che hanno talmente paura della morte, della non esistenza nel di là, ma anche paura della solitudine, paura di fare delle scelte, della libertà, no? Per cui dice: sì, va bene, sono sottomesso, mi dà la verità, però mi dà anche quel punto di appoggio, quella sicurezza che io da solo non riesco ad avere, no? Un po' un piccolo prosaicamente, è anche il motivo per cui magari certi rapporti di coppia o certi matrimoni continuano a funzionare nonostante, cioè non funzionare, stanno insieme nonostante le cose non vanno proprio bene. Perché poi comunque il rompere questo rapporto comporta una scelta di libertà, ma comporta anche una fatica, comporta prendersi in mano la propria vita di nuovo e fare delle scelte e pagarle magari anche. Non è facile per tutti, per cui c'è chi magari paga questo prezzo di sottomissione in cambio del letto caldo, di quello che crede essere il letto caldo, sì, però. Quello che crede. Perché quando uno scopre cos'è davvero poter essere liberi, poter fare le proprie scelte, quel letto non è mica più tanto caldo, ragazzi. Anzi. Sì, c'è anche un altro discorso che è fondamentale, che è il concetto della maschera, cioè nel senso che in cui le persone devono avere anche la franchezza di osservare quello che lì attorno. Certe volte l'immensità e l'espansione del mondo può anche spaventare se uno non è educato, non ha la possibilità che una società, una cultura gli fornisca questo. Certo, uno prende una maschera e una maschera uno la può portare per tutta l'esistenza, ma non sarà per sempre. Cioè, a un certo punto la tua esistenza è stata mascherata, è stata coperta, è stata camuffata, sì, riesci ad avere una vita biologica
forse regolare, però alla fine sei annientato. Ma non è detto che questa maschera ti permetta di vivere al meglio, ti permette di sopravvivere o di illuderti di sopravvivere. Esatto. D'altronde, sai, è come quello che si droga o quello che prende delle sostanze per ottenere dei risultati fortissimi. Non è lui che li ottiene, però a un certo punto la sua capacità fisica di sopportare crolla, di conseguenza non avrà più questa possibilità. E noi col monoteismo la fede insegna questo, cioè tu abbi fede, dice il monoteismo, e avrai qualsiasi possibilità. In realtà la fede è sempre una rinuncia essenziale a se stessa, è sempre una rinuncia alle proprie capacità. Ma logicamente, se noi andiamo ad assistere al numero delle malattie, al numero dei disturbi, la psichiatria è nata negli ultimi secoli. Prima questa esisteva. L'ultimo secolo proprio. Sì, ma, diciamo, ma prima la psichiatria non esisteva, la psicanalisi non esisteva, perché esistevano sì delle condizioni di disagio, ma queste condizioni di disagio esistevano delle possibilità di essere comprese, delle situazioni in cui potevano manifestarsi e in cui potevano essere risolte. Potevano essere risolte appunto perché la persona compiva qualcosa. Negli ultimi 2000 anni l'accumulo, perché il problema appunto anche di certe manifestazioni non è dovuta che sono all'improvviso, sono anche accumulate, perché se noi facciamo un'analisi storica ad esempio della comparsa delle stigmate, le stigmate compaiono nel 1200 la prima volta, cioè sono voluti dal 300 dopo Cristo al 1200 900 anni per sedimentare questa cosa. Logicamente 2000 anni di monoteismo hanno sedimentato qualcosa, ottengono questo, però 3000 anni di monoteismo sarebbe la distruzione del genere umano, perché logicamente il monoteismo è un sostanza tossica che alla fine si accumula e annienta tutto. Certo, quando dopo 2000 anni è più difficile disintossicarsi, è più difficile togliere questa incrostazione, però noi dobbiamo farlo, altrimenti ne verremo distrutti, infatti, ne verremo rallentati nella nostra realizzazione. E di conseguenza le persone che sono intossicate da 2000 anni di monoteismo, gli è ben difficile concepire qualcosa di diverso, perché alla fine l'incrostazione è come un meccanismo perfetto che ne viene incrostato, alla fine non riesce più a muoversi. Cioè, diciamo che le capacità degli uomini sono molto limitate, cioè noi abbiamo una percezione di quello che potremmo essere, ma noi potremmo essere molto di più se riuscissimo a liberarsi dei presepi, dei Gesù bambino, dei Babbi Natale, delle cavolate del monoteismo. Cioè, quando ancora adesso la gente affronta con serietà il tema del cristianesimo o comincia a mettere in discussione il Gesù Cristo, io non ho problemi se qualcuno mette in discussione Zeus. Non mi crea nessun problema, cioè nel senso che la mia fede non vacilla, perché non è fede. Esatto. Cioè, quello che dico io è essenzialmente, io devo essere cosciente, la mia coscienza è sufficiente per comprendere questo. Io non ho bisogno di stampelli, di punti di appoggio, devo essere libero nel mio cercare. E le persone cercano sempre questa stampella, ma alla fine le stampelle diventano delle gabbie, diventano delle sbarre. E quando ti sei costruito da solo queste sbarre, diventano il tuo sostegno, diventano la tua limitazione, e alla fine non riesci a cogliere più niente che è al di fuori della tua vista. Certo, questa qui è una forma di mascheramento, ma il mascheramento non è continuo, anche perché il nostro inconscio sa benissimo che ci mascheriamo. Certo. E finché ci mascheriamo, allora la psicanalisi avrà il sopravvento, la psicologia avrà sempre il sopravvento, però sarà la psicologia e la psicanalisi elevata della salvezza delle persone. Però ricordiamo appunto che la causa della nostra situazione siamo sempre noi, e finché noi rinunciamo alle nostre possibilità non avremo vie di scelta, perché a un cristiano non gli potrei mai dire prova a pensare alla tua esistenza al di là del Cristo, no, perché ti viene a mancare la droga quotidiana, perché alla fine il cristianesimo è una droga, è un qualcosa che ti permette di vivere, è veramente una forma di tossicodipendenza. Perché ad esempio tu potessimo dire a un pagano, beh, puoi rinunciare alla tua divinità, ma ci sono affezionato, ma infine può anche rinunciarci, cioè è soltanto una scelta di gusto personale, perché gli piace, è un discorso forse folcloristico, culturale, mitologico, ambientale, però questa divinità non gli è essenziale, perché si rende conto che l'essenza divina non può essere cancellata. Cioè, se noi andassimo in un'altra cultura non avremmo, parlo con cultura pagana, non avremmo difficoltà di fare delle invocazioni delle divinità con il nome dei luoghi, perché sappiamo che quello che ci insegna la cultura pagana è uguale, cioè nel senso che ci porta sempre a dire è l'uomo che è capace di vivere col mondo e che deve vivere col mondo, che poi noi gli diamo dei nomi per convenienza di comunicazione sociale o di cultura è secondario. Nel monoteista non potrebbe mai rinunciare il Dio è unico, cioè insomma
se tu all'interno di un pantheon pagano puoi dire vabbè, perché vivo all'interno della cultura greco-romana uso Zeus e Giove, puramente in un'altra cultura ci potrebbe essere Iside o Osiride. Ci sono tanti dei che hanno anche tanti nomi, sì, proprio perché ogni nome è un appellativo che sta a significare una caratteristica. Fra gli dei della Nigeria, che ne ho letti alcuni, perché Ogé li cita nel suo genio del paganesimo, sono praticamente gli stessi dei della Grecia, sono nigeriani, sono gli stessi dei della Grecia e di Roma antica, cioè sono esattamente gli stessi personaggi, chiaramente il nome è diverso. Ma perché cos'è il discorso? Non è il nome, il sole, la vita che ritorna, no, è in tutte le culture, poi tu il sole lo chiami come vuoi, ma sole è. Infatti. Quando parliamo della rinascita della primavera, quella è la natura che rinasce, lo potrò chiamare in mille modi. Qualunque nome darai alla rosa, sempre lo stesso profumo. Quello è. Oh, Ciascia, vai! Che queste cose poetiche mi distruggono. Ma no, ma non sono poetiche, scherzo. Sono molto concrete. Stavo scherzando. È stata una citazione colpo basso. Beh, sai, io ho fatto un colpo basso a una persona che discutendo diceva, ma tu non puoi negare l'esistenza del Dio cristiano? E dicevo, come non posso negare? Se tu che affermi che devi dire che esiste questo Dio cristiano, non è a carico mio la prova. E gli ho detto, facendo un esempio concreto, se io dicessi che tu sei una formica, starebbe a te dimostrare che non sei una formica o io dimostrare che tu non sei, che sei una formica? Cioè, è lo stesso concetto, cioè, ma non è un esempio filosofico, però è un esempio concreto, cioè, nel senso che questo qua è essenziale, cioè, nel dire sempre alle persone, quando vi chiedono di dimostrare, che voi non potete negare quella cosa, tipo, i monoteisti dicono sempre, siccome tu non riesci a dimostrare l'esistenza, però non puoi neanche la non esistenza, ma io dico sempre, siete voi monoteisti che dite che c'è l'esistenza di Dio. È una regola fondamentale in filosofia Esatto, ma allora, quando come monoteisti ci dicono che noi esageriamo, noi diciamo benissimo, noi possiamo rinunciare a tutto il nostro panto, a tutta la nostra capacità, a tutti i nostri nomi, e voi potete rinunciare solo al vostro nome, potete sopravvivere nella vostra esistenza pensando che il vostro Dio monoteista creatore non c'è. Cioè, quella è stata una dimostrazione esistenziale, perché diceva un filosofo, ti puoi permettere solo le cose di cui puoi fare a meno. Il monoteista non potrà mai fare a meno del Dio creatore, altrimenti il suo mondo crolla. Io come pagano posso fare a meno di Giove, perché so che l'esistenza, io non ho bisogno di credere nell'esistenza. Chi mi può contestare l'esistenza? Chi mi può contestare i sensi? Chi mi può contestare la vista, o mi può contestare il sole, o il mare, o gli alberi? Io ho questo, ma non è che tu monoteista che è il Dio creatore, tu mi devi dire che qualcuno li ha creati, ma il tuo Dio creatore è talmente insignificante che alla fine per farsi comprendere ha dovuto crearti qualcosa per te che i tuoi occhi possono vedere. Rendi conto quanto è poco potente soltanto dal punto di vista della spiegazione. Per questo io dico sempre alle persone, usate i vostri sensi, il vostro intelletto, non ricadete nelle follie del monoteismo, nelle stupidaggini dei presepi, nelle cretinate dell'attività. Adesso ascoltiamo Sciascia. Sciascia, sì. Hai deciso che devo parlare io. Ti vediamo trasognato. No, per niente. Lo sai che rifletto su quello che dite voi? Vuoi che diamo già le telefonate, visto che... Niente, la maggioranza sei costretta a parlare. La Manuela si è astenuta, 3-1. Questa cosa è terribile. Faccio una domanda che in questo momento non c'è trattato. Dopo le sue risposte. Perché se fai così io mi blocco, c'è una cosa psicologica tremenda. Mo che ti dico io? Abbiamo bene minuti preziosi per questa cosa. 049 700 700 e 049 700 888. Pronto? Ciao! Finalmente un po' di sangue nuovo in Gamma 5. Vero. Finalmente in mezzo a me lascia. Ti ho sentito stamattina, Paolo, eh? Grazie, sì, ciao. Ciao, ti ho sentito stamattina. Veramente di età. Perché questo non è il vero amore, questo è pseudo amore. Cari cristiani, voi andate al prossimo sfuggendo a voi stessi. E vorreste far di ciò una virtù. Ma io leggo bene attraverso il vostro amore, voi non sapete sopportare voi stessi, non sapete sopportare voi stessi e non vi amate abbastanza.
cari cristiani, ecco che volete sedurre il vostro prossimo inducendolo all'amore e farvi belli del suo amore, un amore che fa completamente astrazione da se stesso, poggia su un odio ancora più primitivo, cioè l'odio verso se stesso, che sarebbe la fuga verso se stesso. Altro è la filantropia dei nostri padri pagani, cioè l'amicizia dell'uomo verso l'altro uomo. Per esempio, Aristotele e gli stoici la attribuirono al legame naturale per cui tutta l'umanità costituisce un solo organismo. Ne deriva che è naturale anche la reciproca solidarietà degli uomini tra loro, per cui necessariamente un uomo non può risultare un estraneo per un altro uomo. Platone questo concetto lo va a dividere in tre aspetti: il saluto, caire o xeno, salve o straniero, l'aiuto e l'ospitalità. Confucio, 500 anni prima di Cristo, diceva: ricompensa i benefici con altri benefici e non vendicarti mai delle offese. Quale massima, quale legge i cristiani potrebbero contrapporre a una simile morale? L'unica, ama il prossimo tuo contro te stesso, ma cos'è? Una legge del Levitico. Ama il prossimo come te stesso, all'interno della stirpe ebraica. Gli idolatri come noi altri, i pagani, quelli là, più che te che ne fuori, meglio se. E voi se volete che non altro che stassimo una roba del genere, ma combatteremo fino all'ultima goccia del sangue. Vi ringrazio ancora, ragazzi. Ciao. Grazie per esistere. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, grazie a te. Sempre beh, grande. Molto preciso nell'intervento e chiarissimo. Ciao, ciao, ciao. A me voglio dire che c'è una spiegazione per quando chi dice ama come te stesso, ama come te stesso. Perché quando che lui si associa e fa comunismo, allora noi anzi che siamo pagani, siamo laici, allora aspiriamo di controllare questa forza, perché ne sfugge. E ora lui si fa forte, ne macella, e conquista il mondo, e conquista le proprietà, e conquista tutto. Il problema è che il Cristo si gioca qua perché gli ha fatto il matto, perché l'ha andato contro se la ribellà il padre, perché se la ribellà la proprietà. Qual è la proprietà? La proprietà della capita, dell'ambiente, di quello che non anzi che dà una possibilità al comunista, al socialista, di avere la vacchetta, di avere la cavaletta, di avere l'ortesia. Va bene, Sandro. Puoi fare come quando siamo in difficoltà una volta, finché vuoi, senza fare associazioni di amore, ti puoi lavorare al discorso sì, che non esiste più il terrore dell'associazionismo per fare guerra mondiale, ma esiste l'associazionismo per fare il bene. Ok. Perfetto. Ciao Sandro. Giustamente Alessandro ha detto che Gesù Cristo era un pazzo, sì. non c'è nulla da... Ciao Gian Paolo. Buon ciao. Servizio a tutti. Grazie. Ecco, ho sentito stamattina meraviglioso Paolo che ha parlato come io non saprò mai parlare, perché lui ha veramente una cultura, la nostra stirpe, diciamo stirpe tra parentesi. Forse si deve allontanare un po' dalla radio. Devi allontanarti dalla radio un po', Frank. Scusami, abbasso. Sì, perché non ci riesco. Ma comunque, dicevo, quella voce meravigliosa di Paolo, che ha una cultura non indifferente di questo, e io mi accontento di vivere come minimo da animale pensante, da pianta, da lupo, da orso, da tutto quello che volete, fuorché da sottomesso in ginocchio, mai quello mai. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao Gianpaolo. Ciao Paolo. Era un po' disturbata in effetti, c'era questo rumore di sottofondo. Comunque ringraziamo, vediamo. Pronto? Ciao Marco. Ciao. Bene. Ti ho sentito stamattina anche te? Sì, in effetti stamattina un discorso di mi attaccare che non mi ci appena fatto e ora ho buttato da là. Ah sì? Dopo te conta Francisco. Vabbè.
niente, vuoi salutarmi visto che non si sa becchi a P fino a fine dell'anno e... Ti si sembra il gruppo comunque? Sì? Sì? Sì, per me recance A dal... Da posta a casa, da mailing list, sì. Da posta a casa, ho messo solo che posso andare a farla. Benissimo. Perché non restai io. Beh, in effetti è un po' corposa, sì. Niente, vuoi domandarmi, buttevo qualcosa in internet riguardo a che tipo di auguri chi si fea nell'antichità, per cortesia? Ostia, se riuscivo a trovare qualcosa anche, perché sai, come costumi riusciamo a trovare abbastanza poco di quello che è rimasto, almeno io. Contenti, io ho trovato le epigrafie palatine relative all'Eros e relative alla morte, se vi accontenti. Le epigrafie palatine puoi mandare quelle al limite. Dai, che se butta qualcosa. Se riesci a trovare. Manca caro. Non l'ho recuperato proprio durante questi giorni, insomma. No, perciò. Sì, ha recuperato qualcosa, dice Francesco, e lo butterà appena possibile. Cosa voleva di preciso? Marco? Come si salutavano una volta, Sasha chiede, come si salutavano una volta, cioè salutavano? Esatto, gli auguri che facevano a fine dell'anno. Comunque quello delle strenne sì, so il regalo che facevano i bambini, cioè le piccole bamboline, però no, non ho altro io. Va bene, dai. Comunque quello che troviamo lo buttiamo, promesso. Va bene, tutti. Ok, ciao. Allora, io vorrei cogliere l'occasione per fare una proposta provocatoria. Recentemente qualcuno ha parlato di revisione dei libri di testo. E io voglio proporre invece proprio la revisione dei libri di testo. Ma perché diavolo è che ci devono far studiare, no? Le persecuzioni cristiane, questo è tutto, vengono fuori di quelle cose assurde che Nerone perseguitava i cristiani al Colosseo. Colosseo è stato completato dopo che Nerone era già morto, non si sa come è nato, no? E poi c'è un vuoto storico su quelle che erano appunto queste usanze e su tutte le persecuzioni che sono state messe poi in atto nei confronti dei pagani. Certo. Nessuno te li insegna a scuola. Allora, ci stiamo a preoccupare del revisionismo storico di 30 anni fa, no? E tutto questo che è un macello non si fa. C'è una grande... Che parlai così del discorso di Giove, di Zeus, mi sono d'accordo con voi altri perché effettivamente a vostra se ne avrei Giove. Compaio d'esempio di quella che fa i cristiani. No, stiamo cazzando. Cioè, scusate, non sono tollerabili, abbiate pazienza. Uno che invece so guardare i cristiani mi offende, insomma. Sì. Per fortuna è solo al telefono, sono quattro scappaccioni gli davo ben volentieri. No, se non fosse successo niente. Dicevo, per rispondere a Lorenza, ci sono delle forme di controllo su questo tipo di cultura che facciamo noi, che gira, a parte la religione e tutto il resto, perché diamo anche informazioni culturali, storiche, che sono tremende. C'era la mia insegnante di latino e greco a scuola che diceva chiaramente a noi liceali, primi anni 90, che la figura di Dioniso nell'antichità era identica a quella di Gesù, lo diceva lei. Quando il professore di religione sentiva, gli venivano i capelli dritti, diceva no, ma lei perché di qua, sai, latino e greco, ma lei è un po' così, però lei lo diceva. Ora questa cosa da tante persone non veniva neanche presa in considerazione, ma c'è gente che le fa girare queste cose, cioè, però è difficile capire che effettivamente è storia, cioè lei lo diceva perché era storicamente accertato. Era tu hai avuto la fortuna di avere una professoressa, sì, che chissà che come aveva, insomma, questa passione, questa per passione. La storia greca e latina, e quindi, ma non puoi contare sulla fortuna di avere la professoressa giusta. Quello che ti voglio dire è che quando qualcuno che ama la cultura nel vero senso della parola, come avevo io questo insegnante, vengono censurate queste persone, perché anche se ti dicono il mio intento non è religioso, è culturale, io voglio che si sappiano queste cose perché nell'antichità era così, effettivamente la figura di Dioniso storicamente è identica a quella di Cristo per certi aspetti. L'hanno scopiazzata, spudorata. Allora, se uno ti dice una cosa del genere, ti dice io lo voglio scrivere in un libro di storia, cioè la censura è tremenda da questo punto di vista, perché i programmi
dei libri di storia che vengono insegnati a scuola devono devono seguire le istruzioni del Ministero della Pubblica Istruzione. Comunque si sta calando dalla infatti per quello che io provocatoriamente volevo fare di proposta, perché questo secondo me è un nocciolo della questione. Molti si fermano alla cultura media dal punto di vista della storia. La storia fatta bene, al superiore si fa il classico, se hai la fortuna di avere un buon professore, sì. Però la maggior parte delle volte si sorvola su quei periodi. Quando si parla di quelle che sono le nostre radici storiche, si la beghi, 5 minuti, mezza facciata ed è già esaurito, no? Tutto il tema delle nostre radici storiche. Poi importantissimo è Costantino, importantissima la persecuzione di Nerone, ma proprio sono quei due o tre cose fondamentali, perché c'è un buio, no? Assoluto, in cui sembra che siano venuti solo i selvaggi qua in Italia, no? Diventa solo una questione di barbari che vanno, che vengono, che poi bene neanche te li ricordi. Però tutto questo aspetto di passaggio della cultura, di come è stata distrutta, non è che la cultura, questa non te la insegna nessuno. E secondo me proprio qui comincia il nocciolo del controllo anche delle persone. Sì, dai, puoi andare in diretta. Che non è religione, è culturale anche. Sì? Poi si riflette ovviamente la religione. Scusate un attimo, dimmi. Dunque, io sono poco credente, no? Che tipo di masturbazione mentale mi consigliate? Ma sai, penso che l'ostia ne è già mangiata abbastanza, no? Non è sufficiente, ciao. No, il problema di queste persone qua è che mangiando ostie, sai, lo sperma gli arriva al cervello. Scusa, io non ho niente contro la masturbazione, ma quella mentale? Ma che se ne frega? Cioè, voglio dire, se qualcuno dispiace, vada ad ascoltarsi quello che più gli aggrada, non è obbligato a sentire le nostre, virgolette, masturbazioni mentali. Dispiace perché di cultura qua ce n'è molto poca a sto punto, dall'altra parte. Mi sembra che non si è fatto neanche nessuno così sforzo, non si è neanche più capaci di sentire quello che la gente dice. Non si vede, solo si sente quello che fa comodo. Va bene, chiudiamo qui la trasmissione. Ci vediamo alle 19 la seconda trasmissione, fra le 19 e le 20. Ricordatevi di arrivare tutti quelli che verranno a mandare la pizza. Adesso andremo a vedere se la pizzeria naturalmente sarà aperta qui, se non ne troviamo un'altra. Qui in radio prima delle 8. Mi raccomando, perché non aspettiamo nessuno o quasi nessuno, a meno che qualcuno non telefoni. Anche perché noi quando finiamo abbiamo una fame. Abbiamo una fame e che non ci vediamo. Allora, l'appuntamento è per le 19, la seconda trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e dopo andiamo tutti quanti a bere la pizza. Ciao a tutti, e ricordiamo sempre www.federazionepagana.com. Perfetto. Ciao Francesco. Ciao. Ciao.